Mahmood e Marco Mengoni hanno fatto impazzire il web. Ma possiamo far cantare Mahmood con la carta? Mengoni, hai fatto un annuncio. Beh, però la scopa grazie, l'avevo portata. Tra i due c'era molta tensione. Alessandra Amoroso ha risposto agli haters. Nell'ultimo anno io sono caduta. E oggi sono qui a raccontarvi la mia versione di questa storia. Sono scappata in Colombia e per tutto il periodo in cui sono rimasta lì non c'è mai stato, io ve lo giuro, un momento in cui mi sia detta di voler tornare. Scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento dedicato al fantastico magico mondo di Sanremo 2024. Mahmood e Marco Mengoni hanno fatto impazzire il web. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto gossip, drama e il meglio anche il peggio di Sanremo 2024. Vi ricordo poi anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ed eccoci qua ragazzi, nuovo video dedicato a Sanremo 2024, nuove notizie super super shock che vi devo raccontare. Ed arrivati a questo punto voi direte subito: ma insomma, io ho visto la puntata di ieri, non è successo nulla di che, bla 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 bla. E invece no ragazzi, ci sono delle scottanti novità, anche perché, diciamocelo, allora, un festival degno di nota. Tantissime canzoni che veramente ti entrano subito in testa. Io vi dico già le mie preferite: quella di Rama, Tu no, Loredana Bertè, Al bacio proprio, che oltretutto dice sono pazza di me, e certo, pure noi siamo pazzi di te. Mi piace molto anche la canzone di Angelina Mango, di Annalisa, di Mahmood, raga, cioè parliamone. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Sogno, veramente un sogno, comunque insomma, un festival che promette veramente, veramente bene. Certo, finisce alle 2:30 di notte, però insomma, ne è valsa la pena. Le mie occhiaie ve lo dicono, non lo so, spero di essere fresco come una rosa dopo avermi fatto addirittura una doccia. Perché sì, il tempo per farsi una doccia almeno uno lo trova durante Sanremo, però insomma, che dire, follettini e follettine. Avete letto molto bene il titolo di questo video, perché oggi, cioè proprio, parliamo di Marco Mengoni, Mahmood e di tutto quello che è stato detto su questa coppia di cantanti. Oh mio Dio, sono super emotionated! Infatti partiamo subito col botto parlando niente poco di meno che di lui, Marco Mengoni, il primo co-conduttore di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo, che, diciamocelo, cioè, ci ha fatto proprio sognare ad occhi aperti. Un animale da palcoscenico, un cantante pazzesco, con dei look pazzeschi, perché ragazzi, veramente grazie Emporio Armani, grazie Tiffany, grazie Valentino che l'avete vestito in una maniera incredibile. I miei outfit preferiti di Marco Mengoni sono letteralmente questi due che vi sto mostrando in questo momento, perché sì, cioè perché veramente al bacio proprio. Ma a parte gli outfit pazzeschi di Marco Mengoni, ammettiamolo, cioè lui veramente con molta ironia, autoironia e con una certa irriverenza ha reso più leggera questa serata del festival, e lo ha fatto in diversi momenti della serata, ad esempio quando ha fatto la cozzaglia di robe che ci aveva addosso, la scopetta con cui Gianni Morandi aveva levato le rose spaccate così da Blanco e tante altre cose. Insomma, è stato veramente molto divertente. Le manette per Bugo e Morgan, no vabbè ragazzi, fantastico. Queste gag che ovviamente sono recitate, nel senso che è un copione, no? Che seguono, però è stato veramente molto bello il modo in cui è stato fatto. Detto questo, però, che cosa succede? Tutto bello, tutto ok, tutto molto interessante, wow, veramente, cioè, Marco Mengoni al bacio, ma che cosa succede? Ad un certo punto, i social, l'internet esplode completamente. Cos'è? Cosa?
A far impazzire tutto il popolo del web è stato un incontro molto speciale avvenuto lì sul palco dell'Ariston. Infatti cantano tante persone, ad un certo punto il nono cantante in gara è proprio lui, Mahmood, che con la sua tuta gold, cioè raga, quella è Chiara Ferragni, no, ha veramente lasciato il segno, nel senso che per me è una delle canzoni più belle di questo festival, molto movimentata e insomma già la so. Ma a parte questo, che cosa succede? Succede che lui con la sua tuta gold arriva sul palco dell'Ariston e viene presentato ovviamente da Marco Mengoni, che, fate bene attenzione, dà una presentazione abbastanza particolare. Ci sono degli sguardi e grazie a delle persone che hanno pubblicato questi video che starete vedendo ora in sovrimpressione, questi sguardi a rallenti. Cioè a rallentatore addirittura noi ci rendiamo conto che loro si guardano. Raga, si guardano, ma non si guardano. Cioè tipo, ok, va bene, si guardano intensamente, cioè voi lo vedete? Li vedete queste immagini? Cioè raga, parliamone. Parliamo di questo sguardo, uno sguardo che ha letteralmente stregato il popolo del web, ha stregato tutti quanti noi, ha stregato Mahmood e ovviamente Marco Mengoni. Ad esempio, vi leggo alcuni tweet che veramente, cioè, siamo noi. La verità è che di questa serata si parlerà solo della tensione tra Mahmood e Mengoni. Dateci il gossip, nostro pane quotidiano. Ovviamente io sono assolutamente d'accordo. E poi, noi che studiamo gli sguardi e il body language di Mahmood e Marco Mengoni con la zia Margi che addirittura col binocolo se guarda tutte cose. Ma andiamo avanti. Ma voi vi rendete conto che questo social si è rotto per un video di 3 secondi di Mahmood e Mengoni che letteralmente a malapena interagiscono? Ma che problemi abbiamo? Non lo so che problemi abbiamo, ma noi siamo persone sognatrici. A noi piace sognare, a noi piace insomma essere registi dei nostri film mentali. Dicevo, a farci sognare da un'altra angolatura è proprio sempre questo duo, no? Marco Mengoni e Mahmood. Marco mette sulla spalla di Mahmood la sua mano e Mahmood è diventato letteralmente un meme per la faccia che ha fatto. Vi giuro raga, io spero di trovarlo, ma c'era un tweet che diceva: quando alle medie per sbaglio il compagno di classe che mi piaceva mi toccava con lo zaino, ed è proprio la faccia di Mahmood che è sotto mille treni per Marco Mengoni. Aiuto ragazzi, che trash, letteralmente noi, cioè siamo noi. Io se penso che, capito, cioè ti sbattevano un attimo lo zaino e tu eri, oh mio Dio, wow. Letteralmente così, questa è la situa, questo è il nostro mood e va bene così, chi dice il contrario non può essere nostro amico. Andiamo avanti però, che cosa succede? Succede che ovviamente tutti quanti sono pazzi per questi due ragazzi, ma la realtà dietro tutto questo è che tante persone hanno iniziato a credere che tra Mahmood e Marco Mengoni ci fosse qualcosa nel passato, un flirt, una sorta di frequentazione che i due potrebbero aver avuto in passato, e per questo motivo, per rispondere a tutte le domande del caso, siamo tornati indietro, pensate, addirittura quando Instagram aveva dei filtri orrendi, quando la gente usava Instagram in maniera terribile, non che oggi la gente sappia utilizzare i filtri, ma dettagli. Ecco, questo scatto lo vedete, Mahmood insieme a Marco Mengoni, evidentemente era il 2012-13, non lo so, parliamo di 10 anni fa ragazzi, sì, stiamo invecchiando. E che cosa succede? Succede che c'è questo selfie tra loro due, molto probabilmente Mahmood, che ancora non era tanto famoso, aveva chiesto un selfie a Marco Mengoni e va bene. Io l'ho già capito, ma loro ancora no! Si stanno innamorando e il nostro trio diventerà un duo. Comunque, a parte questo, a parte la canzone del Re Leone, andiamo avanti, perché, vabbè, questo scatto letteralmente inutile. Ad un certo punto, però, facciamo un balzo al 2019, anno in cui Marco Mengoni e Mahmood collaborano insieme. In che modo? Beh, Mahmood scrive delle canzoni per Marco Mengoni, ad esempio Hello, La Rivoluzione e Mille Lire. Bene, a grandissima richiesta viene chiesto un duetto tra i due, che però non è stato mai fatto effettivamente. E ci dispiace molto perché noi una canzone con Mahmood e Marco Mengoni ce la meritavamo. Siete d'accordo? Io sì. A prescindere da tutto questo, però, che cosa succede? Ho letto per, insomma, in giro su tantissimi siti di gossip che qualche tempo fa, proprio sul settimanale Chi di Alfonso Signorini, erano state condivise delle foto, foto che ritraevano in qualche modo Marco Mengoni e Mahmood lì insieme, in atteggiamenti abbastanza complici tra questi due cantanti. Però vi dico la verità, queste foto io non le ho trovate, cioè ho spulciato ovunque, non ho trovate ragazzi, che vedevo di.
Infatti non è importante tanto le paparazzate che ci sono state per il settimanale, chi bla 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 bla, ma questo video dal 2019, andiamo avanti a novembre del 2023, nel momento in cui un'icona di stile, di musica, arte, sapienza, maestria, sacrificio, insomma, lei, Madonna, arriva qua a Milano, fa delle tappe e ovviamente tutti quanti al suo capezzale, tutti lì pronti ad ascoltare Madonna dopo mille anni che non veniva in Italia. Tra tutte le persone che c'erano lì al concerto, ovviamente c'erano anche loro due, Mahmood e Marco Mengoni, che sono diventati letteralmente virali per il saluto che si sono scambiati durante questo concerto. E diciamocelo, si sfiorano la mano così, insomma, ragazzi, sì, ma insomma noi volevamo qualcosa di più concreto, no? Ma ovviamente questo video è bastato per mandare letteralmente in tilt tutti quanti sui social, che ovviamente shippano da una vita questi due ragazzi insieme. Quindi, giunti a tutto questo, no? Io credo che, chissà, magari ci potrebbe essere della tensione tra i due, un reciproco interesse, ma per il momento sono tutti i nostri film mentali, cioè noi possiamo anche star lì a vedere cosa hanno fatto, quali sono stati gli sguardi che si sono scambiati, ma mai e poi mai loro hanno dato una vera e propria prova di questo presunto flirt che potrebbe esserci tra loro due. Quindi, insomma, ragazzi, nostri film mentali, ma diciamocelo, sarebbe veramente molto bello vedere questi due cantanti insieme. Io sono team shippare assolutamente Mahmood e ovviamente Marco Mengoni insieme. Però, insomma, capisco anche, e questo lo devo dire, chi dice, vabbè ragazzi, ma che esagerati, cioè voi vedete due uomini omosessuali insieme e per forza di cose devono stare insieme. Sono d'accordo anche in questo caso, anche se, vabbè, né Mahmood né Marco Mengoni hanno fatto coming out ufficialmente mai, però insomma credo che non serva neanche, non lo so, ognuno è libero di farlo oppure no, quindi vabbè, non possiamo dare per assodato che siano omosessuali, però molto probabilmente questo è quello che noi pensiamo, cioè che gran parte del pubblico pensa, non è un problema, chi se ne frega, io sono il primo a essere omosessuale, quindi non me ne frega assolutamente nulla, ma sono d'accordo con chi dice, beh, non è che perché due ragazzi gay stanno insieme, cioè nel senso, sono vicini, sembrano abbastanza complici e stanno per forza insieme, e sono assolutamente d'accordo. Detto questo, che ne pensate voi di questo flirt presunto tra Mahmood e Marco Mengoni? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché adesso voltiamo completamente pagina. Ci occupiamo di un'altra persona che in questo festival ha fatto molto discutere, sto parlando di Alessandra Amoroso, una delle voci più belle della musica italiana che, pensate, dopo ben 15 anni di carriera decide finalmente di partecipare per la prima volta in prima persona al Festival di Sanremo, perché non so se ve lo ricordate, ma lei in realtà a Sanremo c'era già stata e tutte le due volte che era stata lì a Sanremo, le persone con le quali duettava, beh, avevano assolutamente vinto. Per primo è stato Valerio Scanu con In tutti i luoghi, in tutti i laghi, e dall'altra parte abbiamo invece Emma con Non è l'inferno, che ha vinto sempre dopo aver duettato con Alessandra Amoroso. Sia mai che quest'anno potrebbe vincere Alessandra Amoroso in prima persona, non lo so, sarà tutto rispetto a chi duetterà con lei e le porterà fortuna. Detto questo, perché Alessandra torna a Sanremo e questa volta lo fa con una sua canzone dal titolo Fino a qui? Per lanciare un grande messaggio. Come ben sappiamo, lei viene da un anno e mezzo di veramente durissime critiche, addirittura si era parlato di Alessandra Amoroso fobia, e io ne avevo parlato qua su YouTube, avevo raccontato questa orrenda pagina social che ha visto protagonista proprio lei, tutto dovuto ad un video che è costato carissimo ad Alessandra Amoroso, nel quale appunto rifiuta, no, di firmare, di fare un autografo ad una fan, e poi ce ne sono anche altri, no, dicendo se lo faccio a te poi gli altri ci restano male, io queste cose non sono abituata a farle. Queste frasi sono iconiche, le sappiamo tutti quanti, hanno fatto molto discutere, tant'è che tante persone si sono veramente molto arrabbiate con Alessandra, e finché uno si arrabbia e dice vabbè, ma non è giusto trattare i fan così, bla 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 bla, posso capirlo. Non posso capire invece l'ondata di odio che veramente ha travolto questa giovane donna. Non è giusto, non si fa, non si può augurare la morte ad una persona, che male ti ha fatto, cioè anche se non sei d'accordo con il modo che ha di fare con i suoi fan, le foto, gli autografi, eccetera eccetera, dove sta il problema, nel senso, cioè come va a intaccare la tua vita questa cosa?
Io credo che veramente le persone debbano un attimo rivedere le loro priorità e le cose per le quali veramente battersi, perché altrimenti siamo alla frutta e alla follia. Alessandra torna a Sanremo dopo veramente un periodo difficilissimo, dove si è interrogata spesso e volentieri sulla sua carriera, sulla sua musica e in particolar modo sulla sua persona. Decide di arrivare al festival con una canzone per raccontare quello che ha vissuto, per raccontare il bullismo, il cyberbullismo che ha subito in questo anno e mezzo e per anche leggere ad alta voce quelli che sono stati gli insulti che ha ricevuto. E lo ha fatto tramite una conferenza stampa nella quale ha parlato di un momento molto difficile che ha vissuto. Pensate, addirittura è andata fino in Colombia proprio per staccare completamente dall'Italia. Guardate. Tutto a Sanremo, un brano che parla di cadute. Difficoltà che nella vita, grandi o piccole che siano, ci si trova inevitabilmente ad affrontare. Nell'ultimo anno io sono caduta e oggi sono qui a raccontarvi la mia versione di questa storia. Mi sono sentita sopraffare da situazioni che in 15 anni di carriera non mi ero mai trovata a dover affrontare. Una valanga d'odio mi ha investita da un giorno all'altro. E non parlo dei meme su cui ho sempre scherzato per prima, ma parlo degli insulti molto gravi e delle minacce di morte che mi arrivavano quotidianamente. Quella valanga è iniziata qualche giorno prima che affrontassi uno dei momenti più importanti della mia carriera, il mio primo concerto a San Siro. Ero talmente concentrata su quello che non mi sono resa conto subito di tutto ciò che stava succedendo intorno a me. Subito dopo San Siro, l'adrenalina ha cominciato a scendere e parallelamente ho iniziato a percepire davvero quale fosse la gravità della situazione. Credo che il modo migliore per farvi capire quello che è successo sia farvelo in qualche modo vedere. Per cui, anche se con fatica, vi leggerò alcuni dei commenti che ricevevo in quel periodo, perché credo che sia molto importante. E ovviamente solo un piccolo assaggio di quelle migliaia di commenti che ogni giorno per mesi ho ricevuto quotidianamente e che ovviamente mi hanno ferita profondamente. Ma mentre dentro soffrivo, l'unica reazione che riuscivo ad avere verso il mondo esterno era la rabbia. Sono arrivata al punto che nemmeno io mi riconoscevo più. Mentre cercavo di capire come affrontare quell'odio che arrivava dal mondo social, succede qualcosa che mi fa capire che ormai la cosa era andata oltre. E il giudizio non era rivolto solo alla cantante Alessandra Amoroso, ma si stava riflettendo anche su Alessandra come persona. Sono uscita un giorno a cena con la mia migliore amica, a Lecce, e una persona mi si è avvicinata e dopo aver scattato una foto insieme mi ha detto: ah, allora non sei così stronza come dicono. Io lì ho realizzato che tutto quello che stava succedendo stava cambiando anche l'idea che la gente aveva di me. Io mi sono sentita messa all'angolo. Ho portato a termine il tour nei Palasport con moltissima fatica, perché in un momento in cui avrei voluto solo isolarmi e scappare via da tutto a causa di ciò che stava succedendo, dovevo ogni sera salire su un palco e trovare la carica per essere al meglio e dare tutto per rispetto del mio pubblico. Quando però il tour e gli impegni che avevo preso sono finiti, mi sono concessa finalmente di non stare bene e ho deciso di allontanarmi. Avevo bisogno di prendermi del tempo per ritrovare un equilibrio con la musica, con me e con gli altri. Sono scappata in Colombia e per tutto il periodo in cui sono rimasta lì non c'è mai stato, io ve lo giuro, un momento in cui mi sia detta di voler tornare, perché sentivo la necessità di stare lontano. Era quello di cui avevo bisogno. Solo la mattina del 28 febbraio, dopo una chiamata con il mio miglior amico, mi sono resa conto di dover tornare in Italia e affrontare tutto quello che avevo lasciato. Lo dovevo a me
e a tutte quelle persone che non hanno mai smesso di dimostrarmi il loro amore. Quando sono rientrata in Italia, ho ripreso il mio percorso di psicoterapia e non è stato facile. Ma piano piano mi ha aiutato a trovare una prospettiva nuova per vedere non solo me stessa, ma anche il mio lavoro con quello che comporta. Ed è solo quando l'ho accettato che mi sono riavvicinata alla musica. In quel periodo mi hanno contattato Takagi e Ketra dicendomi che avevano una bozza di brano da sottopormi. Siamo entrati in studio insieme a Federica Abate e Jacopo e Torre e piano piano che il brano prendeva forma mi rendevo conto che rappresentava esattamente quel mio momento. Conteneva riferimenti all'odio, un film tra le scene più significative, a quella in cui i protagonisti raccontano di un uomo che gettandosi dal 50° piano di un palazzo, ad ogni piano mentre precipita si dice fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. Ho preso quell'immagine, l'ho interpretata a modo mio e ho capito che avrei potuto darle un finale diverso da quello del film. Ho deciso che per quanto mi riguarda non conta la caduta, non conta nemmeno l'atterraggio, perché purtroppo non sempre si atterra morbidamente. La cosa che conta è come ci si rialza dopo una caduta e soprattutto cosa si decide di imparare da quella caduta. Ed è così che è nata la mia fino a qui. Credo che questo brano sia un po' un abito che io mi sono cucita addosso e che esprime esattamente ciò che ho bisogno di dire in questo momento della mia vita. Credo anche però che le cadute facciano parte della vita di ognuno di noi e spero che questo abito possa adattarsi a chiunque lo ascolti e che possa dare un messaggio positivo a chiunque stia vivendo un momento di difficoltà. Per questo ho deciso che sarebbe stato il brano giusto da presentare su un palco come quello di Sanremo. Ho sempre dichiarato negli anni che avrei aspettato la canzone giusta per partecipare in gara e credo che questo lo sia. Quindi eccomi qui finalmente a dirvi fino a qui tutto bene. Ragazzi, io credo proprio che questa sia l'ora della Reputation era di Alessandra Amoroso, un po' come Taylor Swift, un po' insomma, no, per rimettersi in gioco e per far capire al pubblico che forse ha sbagliato, ma ha sbagliato anche il pubblico ad insultarla, a criticarla ampiamente per una cosa che, insomma, ragazzi, va bene, ma fino a un certo punto. Gli insulti però non vanno bene. E lei lo racconta proprio in questa canzone. Ascoltatela bene se ancora non l'avete ascoltata. Fino a qui di Alessandra Amoroso è letteralmente un racconto di ciò che lei ha vissuto in questo anno e mezzo molto difficile, molto criticato, molto tortuoso per quanto riguarda appunto le persone che le andavano contro. Quindi insomma, tantissima fortuna ad Alessandra. Io da ex fan, adesso non sono più così tanto fan accanito, ma mi è sempre piaciuta e ragazzi, cioè io veramente al bacio proprio, fan numero uno di Alessandra. Le auguro veramente tanta felicità e di riprendersi tutto quello che è nuoto. Insomma ragazzi, veramente tanta fortuna ad Alessandra, ma anche a tutti i cantanti in gara. Se ci saranno ovviamente degli aggiornamenti nei prossimi giorni, ovviamente saremo qui a parlarne insieme come sempre. Detto questo, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark? Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!